De Sena dentro a cercare Bertani che non ci arriva. Ottima l'intuizione da parte di Daniele De Sena. Sansone. Cambio con Marchi, ancora Sansone che punta l'area di rigore. Prova il sinistro Sansone, debole, diventa la girata del gol di Marchi che porta in vantaggio il Sassuolo. Cross di Sansone a cercare Masucci. Ancora Masucci, due uomini su di lui. Magnanelli che calcia male col destro. Prova Palombo. Calcia sul fondo il tiro di Palombo che ha preso poca rincorsa. Lo spiovente lunghissimo, Pozzi ci prova. È stato allontanato il pallone nei pressi della linea proprio da Marchi. Adesso riparte Sansone. La possibilità per Coffi. Se ne va Coffi, mancano 5 secondi alla fine del primo tempo. Coffi da solo in zona tiro. Poi perde l'opportunità del sinistro, c'ha ancora la possibilità per calciare Coffi. Aveva compiuto un'azione davvero strepitosa. Tiro di Palombo e la parata sicura da parte di Pomini. Bentivoglio. Rispoli. Movimento di Bertani sul primo palo. È stato anticipato da Piccioni e poi in angolo il portiere Pomini. Qui Pozzi, ancora Pozzi, va da solo Pozzi, è entrato in area, diagonale di Pozzi e parata di Pomini. Attacca il Sassuolo con Masucci, se ne va da solo Masucci in area, Masucci! C'è lo scatto di Sansone che va a puntare la porta di Da Costa, ripiega Castellini su di lui, lo spinge, è finito a terra Sansone, gli ordina di rialzarsi l'arbitro. Palombo alza di nuovo il pallone, allontana Longhi, posta in area, la possibilità per la Sampdoria, il palo, l'ultimo tocco evidentemente è stato di Piovaccari che ha pareggiato mettendo a segno il gol dell'1-1. Parte Palombo, palla in area, la girata che termina sul fondo, grande opportunità per Bertani.